Allora, ciao ragazzi, nel video di oggi svolgiamo un po' di esercizi sulle disequazioni logaritmiche. Allora, il primo è questo qui, logaritmo in base 6 di x quadro più 4x minore di 2. Come si risolve l'esercizio? Allora, la prima cosa da fare nel momento in cui all'interno di una disequazione compaiono logaritmi o altre funzioni particolari, come ad esempio la radice quadrata, eccetera, eccetera, quello che dobbiamo fare è calcolare determinare la condizione di esistenza, ossia quali sono i valori delle x per i quali questo termine, quindi la nostra funzione, ha senso, perché il logaritmo sappiamo che è una funzione che esiste soltanto nel momento in cui il suo argomento è strettamente positivo. Motivo per cui quando risolviamo una disequazione, quindi vogliamo andare a determinare tutte le x per le quali questa disequazione è verificata, ossia tutte le x per le quali nel nostro caso il primo membro è minore di 2, dobbiamo assicurarci che queste x rientrino nel dominio della funzione. E allora la prima cosa da fare, come dicevo, è la condizione di esistenza. Condizione di esistenza, dobbiamo porre l'argomento della funzione logaritmica, il logaritmo maggiore di 0, e allora abbiamo x quadro più 4x maggiore di 0. Questa è una disequazione di secondo grado, scriviamo l'equazione omogenea associata, quindi x quadro meno 4x uguale a 0, mettiamo in evidenza la x, quindi otteniamo x che moltiplica x meno 4 uguale a 0. Da qui banalmente otteniamo due soluzioni, perché il prodotto di due quantità è uguale a 0, quando la prima quantità è uguale a 0, quando la seconda è uguale a 0, e quindi otteniamo una volta x uguale a 0 e una volta x uguale 4, perché o questo è uguale a 0 oppure questo è uguale a 0. Ora, avendo ottenuto due soluzioni reali e distinte, ed essendo il coefficiente del termine di secondo grado concorde col segno della disequazione, prendiamo i valori esterni. Otteniamo dunque x minore di 0 oppure x maggiore di 4. Questa è la condizione di esistenza, ossia le x che poi possiamo andare a determinare nello svolgimento della disequazione iniziale devono sicuramente ricadere in questi intervalli, perché altrimenti la disequazione non ha soluzione. A questo punto continuiamo e quindi possiamo risolvere la disequazione vera e propria, no? Quindi abbiamo logaritmo in base 6 di x quadro più 4x minore di 2. Ora, il logaritmo è l'esponente da dare alla base per ottenere l'argomento, no? Quindi 2 è l'esponente da dare a 6 per ottenere quello che sta qua dentro. Il logaritmo in base 6, dato che la base è maggiore di 1, è una funzione crescente. Quindi, quando è che il logaritmo in base 6 di questa quantità è minore di 2? Quando l'argomento x quadro più 4x è minore di 6 al quadrato. Questo perché il logaritmo è l'esponente da dare alla base per ottenere l'argomento. Mi raccomando, la cosa che ho detto, cioè che è estremamente importante, il fatto che il logaritmo con base maggiore di 1 sia crescente, perché vi faccio vedere, se così non fosse stato, avremmo dovuto cambiare il verso della disequazione. Questa x, questo y, disegno, ecco, un generico grafico del logaritmo, vedete una funzione crescente perché sale, questa è y uguale logaritmo di x, e prendiamo un valore qui che so, che chiamo x1. Questo allora è il logaritmo di x1. Ora, se questo è il nostro 2, vogliamo determinare quali sono i valori di x tali per cui il logaritmo assume valori più piccoli di 2, ossia tutti questi valori qui, perché tutti questi valori qui sull'asse y sono i valori tali per cui il logaritmo assume valori più piccoli di 2. E allora vedete, sono tutte queste x qua, tutte quelle che stanno qui, perché in corrispondenza di queste x il valore del logaritmo è più piccolo di questo. Ok? Motivo per cui abbiamo scritto che l'argomento deve essere minore di 6 al quadrato.
Detto ciò, non ci resta che risolvere allora la disequazione di secondo grado e otteniamo allora che x quadro più 4x meno 6 al 6 per 6 è 36 è minore di 0. Questa è la disequazione di nuovo di secondo grado. Scriviamo l'equazione omogenea associata, quindi l'equazione di secondo grado associata, x quadro più 4x meno 36 uguale a 0, x 1, 2 è uguale a, usiamo la formula ridotta, meno b mezzi, quindi meno 2 più o meno la radice quadrata di 4 meno 36, ossia 4 più 36, tutto fratto a, che non scrivo perché nel nostro caso a è 1. Otteniamo allora meno 2 più o meno la radice quadrata di 40. 40 è 4 per 10, la radice di 4 è 2, possiamo portare fuori, quindi meno 2 più o meno 2 radica 10. Vedete, abbiamo ottenuto due valori reali e distinti, perché abbiamo ottenuto meno 2 meno radical di meno 2 radical 10 meno 2 più 2 radical 10. Il coefficiente del termine di secondo grado è positivo, la disequazione è negativa, allora dobbiamo prendere i valori interni, ossia x minore di meno 2 più 2 radical 10 e maggiore di meno 2 meno 2 radical 10. Adesso questo risultato lo dobbiamo intersecare però con la condizione di esistenza. Lo facciamo subito. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo meno 2 meno 2 radice di 10. Poi, come condizione di esistenza abbiamo 0 e 4 come valori che ci servono, quindi 0 e 2 radice di 10, la radice di 10 è 3, qualcosa, 3 per 2, diciamo 3, 3 per 2 è 6, 6 meno 2 fa 4, in realtà è un po' più grande di 4 perché appunto la radice di 10 è un po' più grande di 3, allora abbiamo qui il 4 e qui meno 2 più 2 radice di 10. Sposto tutto un po' più in qua. Allora, la disequazione è verificata per valori interni. Ecco qua. La condizione di esistenza ci dice che dobbiamo prendere valori minori di 0, vedete, minori di 0 e maggiori di 4. E 2 ed ecco che allora entrambe le condizioni sono soddisfatte qui per x appartenente all'intervallo meno 2 meno 2 radical 10, 0 unito a 4 meno 2 più 2 radica 10. Questo è l'insieme delle soluzioni, no? Tutte le x che stanno qui dentro soddisfano la condizione che il logaritmo sia minore di 2. E risolviamo il secondo. Esercizio 2. Allora, io li ho preparati qui su un foglio, quindi abbiamo logaritmo in base 2 di x più 2 meno logaritmo in base 2 di x meno 1 maggiore di 1. Questo è l'esercizio che vogliamo risolvere. Allora, di nuovo, quali sono
i passaggi, qual è il primo passaggio che dobbiamo fare? La condizione di esistenza. Dobbiamo assicurarci che i nostri logaritmi, perché in questo caso sono due, no? Logaritmo in base 2 di x più 2 e logaritmo in base 2 di x meno 1, esistano contemporaneamente. Quindi dobbiamo trovare quelle x per cui questo logaritmo esiste e questo logaritmo esiste. Allora, scrivo un attimo svolgimento. E determiniamo allora la condizione di esistenza. Siccome i logaritmi devono esistere contemporaneamente, dobbiamo fare un sistema tra la condizione di esistenza del primo logaritmo, quindi x più 2 strettamente positivo, e quella del secondo logaritmo, x meno 1 strettamente positivo. Voglio un attimo scrivere che questa è la condizione di esistenza. C. Ok. E banalmente, dalla prima otteniamo che x deve essere maggiore di meno 2, dalla seconda otteniamo che x deve essere maggiore di 1. Se la x deve essere contemporaneamente maggiore di meno 2 e maggiore di 1, vuol dire che x deve essere maggiore di 1. Questa è la nostra condizione di esistenza. Questo che vuol dire? Che nel risolvere la diseguazione, ossia nell'andare a trovare tutte le x per le quali il primo membro è maggiore del secondo, dobbiamo comunque stare all'interno dell'insieme dato dalle x maggiore di 1, perché altrimenti i logaritmi non esisterebbero, no? Magari ne esiste uno ma non esiste l'altro, a noi serve che esistano entrambi. Adesso, come risolviamo questo esercizio? Abbiamo due logaritmi con base identica in sottrazione tra loro, allora possiamo applicare la proprietà dei logaritmi che ci dice che il logaritmo in base b di a meno il logaritmo in base b di c è uguale al logaritmo in base b di a diviso c. In questo modo ci riduciamo ad avere un unico logaritmo al primo membro. E allora scriviamo logaritmo in base 2 di x più 2 fratto x meno 1, tutto maggiore di 1. Di nuovo il logaritmo in questo caso è crescente, quindi possiamo applicare, cioè sappiamo che il logaritmo è l'esponente da dare alla base per ottenere l'argomento, e nel fare questo passaggio, quindi nell'eliminare il logaritmo, diciamo così, andando a determinare la funzione inversa, possiamo mantenere il segno, o meglio, dobbiamo mantenere il segno della diseguazione, ossia andremo a scrivere che x più 2 fratto x meno 1 è maggiore di 2 elevato a 1, il che vuol dire che x più 2 fratto x meno 1, il 2 passa dall'altra parte e diventa negativo, qua mettiamo meno 2 maggiore di 0. Minimo comune multiplo, x più 2 meno 2x più 2, perché chiaramente il minimo comune multiplo x meno 1 moltiplichiamo per meno 2, meno 2x meno per meno fa più 2, tutto fratto x meno 1 deve essere maggiore di 0, da cui meno x più 4, tutto fratto x meno 1 deve essere maggiore di 0. Prodotto di due, rapporto di due quantità. Quant'è che il rapporto è positivo? Quando abbiamo il più fratto più, perché più fratto più è positivo, quando abbiamo meno fratto meno. Allora andiamo a studiare il numeratore maggiore di 0, da cui otteniamo meno x più 4 maggiore di 0, il denominatore maggiore di 0, da cui otteniamo x meno 1 maggiore di 0. Vado di qua. E allora il numeratore positivo ci dice che x deve essere minore di 4, no? Perché prendiamo la x, la passiamo di qua e otteniamo 4 maggiore di x, ossia x minore di 4. Il denominatore è x maggiore di 1. Studio del segno, perché come abbiamo detto ci servono i casi, ci servono quei valori delle x per cui abbiamo o il caso più fratto più o il caso meno fratto meno.
I valori sono 1 e 4, x minore di 4, pallino aperto perché il 4 non è compreso, positivo per x minore di 4 e il numeratore è negativo per le x maggiori di 4. Il denominatore invece è positivo per le x maggiori di 1 ed è negativo per le x minori di 1. Più fratto meno è meno. Più fratto più è più, meno fratto più è meno. Noi siamo interessati a sapere dove questa quantità è positiva, e allora nel nostro caso è positiva solo dove abbiamo il più fratto più, perché caso meno fratto meno non ce l'abbiamo. Possiamo concludere che x deve essere minore di 4 e maggiore di 1. Adesso intersechiamo la soluzione con il dominio. Con la condizione di esistenza. La condizione di esistenza ci dice che x deve essere maggiore di 1, quindi banalmente faccio così, senza che vada a fare un altro grafico, cancello tutto questo ed ecco che la nostra soluzione rimane x compresa tra 1 e 4, vedete? E quindi anche in questo caso l'esercizio l'abbiamo risolto, questa è la soluzione. Tutte le x comprese tra 1 e 4 fanno sì che questa quantità al primo membro sia maggiore di 1. Possiamo prendere ad esempio x uguale 2, la sostituiamo qua dentro e vediamo effettivamente che il risultato è maggiore di 1. Anche in questo caso vi faccio vedere graficamente la situazione. Ecco qua. Allora, vedete, questa funzione verde, questa qui, è logaritmo, è y uguale logaritmo in base 2 di x più 2 meno il logaritmo in base 2 di x meno 1, no? Che cosa abbiamo detto? Che la nostra diseguazione ci chiedeva quando è che tutta questa quantità qui fosse maggiore di 1. Allora, innanzitutto si vede che il dominio è appunto x maggiore di 1, perché vedete. La funzione esiste solo per x maggiore di 1. Poi, dov'è che il nostro grafico si trova al di sopra della retta y uguale 1? Per tutte le x che stanno qui dentro. Vedete, per tutte le x che stanno qui dentro, tra 1 e 4, il grafico del logaritmo si trova al di sopra di quello della retta y uguale 1. Infatti, se io prendo un punto qui, ad esempio in 2, qualcosa, il valore che assume la funzione è questo qua. Vedete? Questo qui, se questo è x1, questo è, lo chiamo f di x1, dove f mi indica tutta questa quantità qui, no? E vedete, questo valore è maggiore chiaramente di 1. Anche questo esercizio lo abbiamo risolto, passiamo al prossimo. Quindi il prossimo abbiamo esercizio 3. E abbiamo il logaritmo in base 5 di x quadro meno 3x maggiore o uguale del logaritmo in base 5 di 2x più 4. Svolgimento. Allora, prima di tutto, come detto più volte, la condizione di esistenza. La condizione di esistenza ci deve assicurare che entrambi i logaritmi esistano contemporaneamente. Allora, il primo logaritmo deve avere un argomento strettamente positivo, x quadro meno 3x strettamente maggiore di 0, anche il secondo deve avere l'argomento strettamente positivo. Qui con l'equazione associata abbiamo, mettendo in evidenza una x per x meno 3 uguale a 0, che dà come soluzioni o x uguale a 0, oppure x uguale a 3, no? Perché il prodotto di due quantità, quando è che fa 0? Quando è uguale a 0 la prima o quando è uguale a 0 la seconda. Quindi x meno 3 uguale a 0 ci dà x uguale a 3.
Abbiamo ottenuto due valori reali distinti. Questa era una diseguazione di secondo grado dove il coefficiente di x quadro è concorde con il segno della diseguazione. Prendiamo i valori esterni, ossia x minore di 0 oppure x maggiore di 3. 2x più 4 maggiore di 0, il 4 passa di là e diventa un meno 4, dividiamo per 2 diventa meno 2, x maggiore di meno 2. Ora, se x deve essere minore di 0 oppure maggiore di 3 e contemporaneamente x deve essere maggiore di meno 2, è chiaro che il nostro intervallo va da meno 2 a 0 e poi maggiore di 3, perché abbiamo questa situazione qui, ora la disegniamo, meno 2, 0. 3. Allora, la prima abbiamo detto che vale tra 0 e 3. La seconda maggiore di 2. Non è vero, la prima è minore di 0, abbiamo detto è maggiore di 3. Ora, dov'è che le due condizioni valgono contemporaneamente? Tra 0 e 2 e maggiore di 3. X minore di 0 e maggiore di meno 2 oppure x maggiore di 3. Questo vuol dire che la nostra diseguazione deve essere risolta all'interno di questi intervalli qui. Perché se prendiamo una x in uno di questi intervalli siamo sicuri che sia il primo membro che il secondo membro della diseguazione esistano e siano ben definiti. Detto ciò, procediamo con la risoluzione vera e propria della diseguazione, no? In questo caso, come la possiamo risolvere? Allora, come visto anche prima, il logaritmo è una funzione con base maggiore di 1, ovviamente, è una funzione crescente. Questa y, questa x, dal punto di vista grafico, la situazione è questa, no? Ora questo è il generico y uguale logaritmo di x, dove la base b è maggiore di 1, e nel nostro caso infatti la base è 5. Adesso, se abbiamo due valori del logaritmo, no? Supponiamo che questo sia il logaritmo di b, anzi, facciamo così, questo è il logaritmo in base b di x2 e questo sotto è il logaritmo in base b di x1. I corrispondenti valori della x, ossia quelli che sostituiti nella funzione hanno generato appunto i due valori sulla y, sono proprio x1 e x2. E allora, quando è che il logaritmo in base b di x2 è maggiore del logaritmo in base b di x1? Quando x2 è maggiore di x1. Ossia, un valore più grande della x determina un valore più grande sulla y. In sostanza è questo, no, il discorso nelle funzioni crescenti. Nelle funzioni decrescenti, lo vediamo dopo, succede il contrario. Però qui stiamo dicendo che questo valore è più grande di questo soltanto se l'argomento di questo qui è maggiore dell'argomento di quest'altro. Proiettato sulla nostra situazione, che stiamo dicendo che questa diseguazione è verificata quando l'argomento del primo membro è maggiore o uguale dell'argomento del secondo membro. Abbiamo allora x quadro meno 3x maggiore o uguale di 2x più 4. Portiamo tutto a primo membro. X quadro meno 2x meno 3x fa meno 5x. Meno 4 maggiore o uguale di 0. E ora dobbiamo risolvere questa. Scriviamo l'equazione associata, x quadro meno 5x meno 4 uguale a 0, x 1, 2 è uguale a meno b, che quindi è 5, più o meno la radice quadrata di b quadro che è 25 meno 4ac, quindi meno per meno fa più 16, tutto fratto 2a. Cosa otteniamo? Otteniamo 5
più o meno 41 tutto fratto 2. Ora, senza che divido i due valori, ok, abbiamo ottenuto due valori reali distinti, perché una volta otteniamo il valore col più, una volta col meno. Il segno del termine del coefficiente di secondo grado è concorde col segno della diseguazione. Prendiamo i valori esterni. X minore o uguale di 5 meno la radice di 41 diviso 2, oppure x maggiore o uguale di 5 più la radice di 41 diviso 2. E questi sono i valori che risolvono la diseguazione. Chiaramente questi valori devono essere compresi all'interno, della condizione di esistenza. Disegniamo quindi la retta dei numeri. La condizione di esistenza x minore di 0 e maggiore di 3, poi abbiamo anche il meno 2, quindi meno 2. Ora, se non abbiamo la calcolatrice, fondamentalmente supponiamo di stare a fare un compito, un esame, quello che è, in maniera un po' veloce, come possiamo fare? Sappiamo che 6 per 6 è 36, quindi questo valore, insomma, è circa 6, 5 meno 6 fa meno 1, meno 1 diviso 2 fa meno 0,5, quindi insomma, questo valore qui è sicuramente più grande di meno 2, ma minore di 0. 5 meno radice di 41 diviso 2. Poi abbiamo lo 0. Di nuovo 6 per 6 36, quindi la radice è poco più grande di 6. 5 più 6 11 diviso 2, 5, qualcosa, quindi un valore più grande di 3. Allora qua mettiamo il 3 e poi 5 più radice di 41 diviso 2. Allunghiamo un attimo sta retta, questa la portiamo qua. La condizione di esistenza, x compreso tra 0 e 2, oppure x maggiore di 3, ci vanno bene entrambe. Quello che abbiamo ottenuto ora invece sono i valori esterni di questo. Questo qui, ok, dove sono verificate contemporaneamente qui e qui, ossia per x minore di 5 meno la radice di 41 diviso 2 e maggiore di meno 2, anzi qui c'è l'uguale in realtà, perché vedete, qui c'è il maggiore uguale, qui c'è il maggiore uguale, quindi questi qui sono pieni, questi sono pieni, questo chiaramente no perché era sulla condizione di esistenza, infatti come vedete il pallino è bianco. Oppure x maggiore o uguale di 5 più la radice di 41 diviso 2. E questa è la soluzione dell'esercizio. Vediamolo sempre dal punto di vista grafico. Ecco qua, questo lo faccio un po' più grande. Vedete, in questo caso abbiamo le nostre due funzioni, no? Da una parte logaritmo in base 5 di x quadro meno 3x, dall'altra parte abbiamo il logaritmo in base 5 di 2x più 4. Ora, il nostro esercizio che cosa ci richiedeva? Ci richiedeva di vedere quando il logaritmo di x quadro meno 3x è maggiore di 2x più 4. Quindi su quali sono tutti i valori di x che possiamo sostituire qui dentro che rendono il primo membro maggiore del secondo. Ossia, il grafico di questo deve stare sopra il grafico di quest'altro. Ora, dov'è che il grafico del logaritmo di x quadro sta sopra al grafico del logaritmo di 2x più 4?
per tutti questi valori delle x che sto mostrando, il grafico sta sopra, no? E attenzione ad una cosa, che chiaramente vedete, il tutto deve valere anche all'interno della, dobbiamo anche rientrare all'interno della condizione di esistenza, no? I valori più piccoli di meno 2, ecco, vedete, per tutti questi valori qua, è vero che il logaritmo di x quadro meno 3x è ben definito, ma non è definito quest'altro logaritmo qua, e chiaramente noi nella condizione di esistenza dobbiamo far sì che tutti e due i nostri logaritmi, sia quello al primo membro che al secondo membro, devono esistere. Volevo un attimo correggere qua, che non mi piace che passi la linea. Eccolo qua, e poi l'altra parte in cui il logaritmo blu, per capirci, è maggiore di quello grigio, è per tutto quello che sta qua, vedete, per tutti questi valori di x qua, da questo in poi, il logaritmo blu, il grafico blu sta sempre al di sopra di quello grigio. E anche questo, quindi, l'abbiamo visto graficamente. Esercizio 4, che è molto simile agli altri, lo facciamo giusto perché c'è il logaritmo in base 10, che è particolarmente importante come base. Non viene scritta di solito la base 10, ma si scrive il logaritmo in maiuscolo, no? Quindi quando scriviamo un qualcosa del tipo logaritmo di x più 3, questo vuol dire logaritmo in base 10 di x più 3, più il logaritmo di x meno 2, tutto minore di 1.